squadra. 5 beat. Si gioca spalla a spalla, il cuore sempre prima e il rispetto viene a galla. Attacchi contrattacchi con la volontà di ferro. Sfide nella street, mille trick sul più bello. Stile agilità in tutti i sensi. Notte e giorno tra palazzi densi. Breakdance e parkour in un pallone. Extreme football, pronti per l'azione. Siamo noi l'elite, siamo qui e giochiamo a Extreme Football. Forza Samu! È super veloce! Tu corri talmente veloce che se usassi i roller sorpasseresti senza problemi. Credo di no, non ci sono mai andata. Davvero non sei mai andata sui roller? Hai sentito anche tu? Però è bravo il ragazzo! Oh Samu, sei il migliore, sei troppo bello! Bravissimo! È vero, sei il migliore sui roller! Grazie ragazze, siete state gentilissime, ma come va Zara? Renatone! È l'ora della sfida! Bene, ora devo andare, ci vediamo dopo! Sì! Che rabbia, mi ha battuto un'altra volta! Non ti devi innervosire, Bruno! Samu non è migliore di te, ha soltanto avuto fortuna! Avresti dovuto sfidare Ines! Avresti vinto facilmente, non è mai andata sui roller! Cosa? Ines non è mai andata sui roller e non potevate dirmelo prima! Ma noi non lo sapevamo! In ogni caso, questa è davvero un'ottima notizia! Prossima partita contro la team, tocca ai Del Toro scegliere la sfida, d'accordo? Allora, Bruno, ti ascoltiamo. Per la sfida di domani, giocheremo tutti sui roller. Sì! Cosa? È un'ottima scelta, Del Toro. Nessun problema, abbiamo il campione di roller in squadra. Certo, staremo a vedere. Ehi, voi tre, cosa c'è di tanto divertente? Possiamo ridere anche noi? Ne discuterete più tardi. Quello che mi interessa è sapere se accettate o no la sfida lanciata dai Del Toro. Ma c'è! Ovviamente! Non c'è alcun dubbio. Ines, ora dovresti dirglielo. Allora ritengo valida la sfida. Avete scelto il campo? Certo, il piazzale. Siete d'accordo? Compreso il livello inferiore? Oppure è un campo troppo grande per voi? No, è perfetto. Vedrai, ci sarà da divertirsi. Anche per me va bene. Ci vediamo domani. Cosa avranno così tanto da ridere? Forse sono nervosi. E sono nervosi perché hanno paura di perdere. Hai ragione. Temo che ridano perché mi prendono in giro. Non capisco perché. Il fatto è che io, insomma, non so andare sui roller. Cosa? No. Dimmi che è uno scherzo. Allora, Ines, te la senti di provare comunque a giocare con i roller? Per la squadra rischio di essere soltanto un ostacolo. Se è solo questo, ho la soluzione. Ti insegnerò io. Sui roller Samu è un campione. Non puoi dire di no. Due giorni per imparare? Mi sembra poco. Tu sei bravissima. Impari in fretta. Io dico che è possibile. Sì, forse. Non devi sentirti obbligata, Ines. Certo, lo so, però... Ad ogni modo, se rifiutassi, dovreste giocare in quattro una missione impossibile, quindi tanto vale provare. Sì, ci sto. È fantastico! Grazie, Ines. Hai visto? Facile, no? Facilissimo. Ehi, Ines! Ti faccio vedere io, guardami! E poi un 360! Facile, non trovi? Ah, sì, davvero facile, Joelle. Tranquilla, tu non dovrai fare queste acrobazie. Bene, iniziamo l'allenamento. Per prima cosa, prudenza, anche se siamo extreme. Ma i salti sono il mio forte. Non ti preoccupare, ci so fare. Soprattutto, non correte rischi inutili. Non dovete cercare di imitarlo, capito? Stai parlando con me? Si fa sul serio, contiamo su di te. Va bene, d'accordo. Ines, sei pronta? Samu ti insegnerà come si pattina. Ok, allora vado! Vieni, Ines, ti aiuto. Grazie. Attenta, attenta! Devi piegarti in avanti. Tranquilla, ti tengo. Ehi, se non volevi che ti insegnassi, potevi anche dirmelo. Scusami, non l'ho fatto apposta. Fa niente, forza, ricominciamo. Andiamo fuori. Vieni da questa parte. Non mi lasciare! Ma sì, tranquilla, prova ad andare da sola. La vedo dura per loro. Samu è davvero bravo.
Ti aiutiamo noi. Imbrunata. Piega le ginocchia per riuscire a trovare l'equilibrio. Coraggio, ti lascio. Sei sicuro? Forza, Ines! Siamo tutti con te. Ecco, così. Brava, te la stai cavando bene. Ines, hai davvero stile sui roller. Forza, Ines, bene così. Non dimenticare di piegare le ginocchia. Bravissima, Ines. È un bel modo per frenare. Brava, Ines. È un ottimo inizio. Scusami tanto, Samu. Ok, facciamo una pausa. Poi riprenderemo ad allenarci facendo una partita. Il campo di gioco per la partita di domani è l'intero piazzale più il piano inferiore. Facciamo una partita qui, così prendete confidenza con il campo. Bravissima, sorellina! Direi che stanno cercando di spaventarci. Ma si vede che non hanno tecniche. Guardate, si stanno tenendo a vicenda per evitare di cadere. Beh, però a me sembrano molto bravi. Adesso gli dimostrerò che non abbiamo paura di loro. Non vorrà saltare. Non penserò di farlo. Sì! Che forte! Niente male, Samu. Sei il migliore! Non posso crederci! Sei stato bravissimo come al solito! Sei troppo forte, Samu! Mi insegni ad andare sui roller! Ti prego, ti prego, ti prego! Oh, che insopportabile quella! Mi piacerebbe molto, ma non ho tempo. Devo aiutare Ines per la partita. Allora dopo? Dopo la partita andiamo, dimmi di sì! D'accordo, forse, ma... adesso dovresti lasciarmi il braccio. Ah, che bello! Ehi, ma che fine ha fatto Ines? È lassù, guardate! Ma che sta facendo? Oh no! Ines, attenzione! Oh no! Ines! Accidenti, che volo! Ines, tutto bene? Ti sei fatta male! Rispondi! Sì, sto bene. Niente di rotto, spero. Ci hai fatto prendere respira uno spavento. Lentamente, forza. Sto bene, davvero. Grazie a te. Io non avrei potuto fare di meglio, Ines, davvero. Lo trovi divertente? Prova a lasciarmi. Mi gira la testa, ragazzi. Non credo proprio di riuscirci. Peccato, ora che cominciavi a stare in equilibrio. L'importante è riprovarci. Bisogna rialzarsi dopo una caduta. Ma... io non posso, ho paura. Smettila, Sly, non è divertente. Per oggi è meglio fermarsi qui. Ines ha bisogno di fare una pausa. Allenamento sospeso, ragazzi. Ci vediamo a casa per fare un piano d'azione. Sei sicura? Non vuoi nemmeno riprovare? La partita è domani. Senza di te saremo 5 contro 4 e sarà molto dura. Comunque, Ines, se non te la senti di riprovare, non fa niente. Non possiamo obbligarti. Ma sì, dai, possiamo aiutarla. Fallo per noi. Samu, Ines oggi ha fatto un bel volo e ora ha paura di rimettersi i roller. Non c'entra niente la squadra. Mi dispiace tantissimo. Non ti preoccupare, sappiamo perché hai paura. Nessuno ce l'avrà con te, non è vero? Ma certo! Sì, stai tranquilla. Cerca di essere più gentile con lei, Samu. Mi dispiace, so che ha avuto paura, ma in questo modo perderemo la partita. Sono sicuro che Ines è dispiaciuta, è così difficile per lei. Poi, ora che è caduta, ha paura ancora di più di pattinare. Non è colpa sua. Sai, qualche anno fa facevo equitazione. Una volta il mio cavallo si è imbizzarrito ed ho fatto una bruttissima caduta. Non mi sono fatto tanto male, ma mi sono spaventato tanto. Sei gentile a cercare di consolarmi, ma non ce n'è bisogno. Da quella volta, appena vedevo un cavallo, tremavo di paura. Sai, capisco quello che provi e anche gli altri lo sanno. Puoi starne certa. E poi cos'è successo? Dopo? Beh, il mio allenatore mi ha proposto di montare con lui. Non ero molto tranquillo, ma ho detto sì. Mi ha tenuto la mano per aiutarmi a salire e non l'ha più lasciata. E? Sono rimontato in sella. Quel momento è stato... wow! È stato come se avessi vinto la Coppa del Mondo. Non c'è altra soluzione se non giocare 5 contro 4. Bene. Vorrei provare ancora ad andare sui roller.
Sì, sei troppo forte. Ehi, state calmi. Ho solamente detto che voglio riprovare. Grande. Tranquilla, sono sicuro che ci riuscirai. Puoi contare sul nostro aiuto. Puoi dirlo forte. Nel frattempo, credo che tornerò a casa. Infatti, hai ragione. È molto tardi, anche io devo scappare. Ciao, Doug. Ah, sapevo che potevamo contare su Ines. Un momento, ha detto che ci proverà, ma non è sicuro che ci riesca. Vuoi dire che potrebbe cambiare idea di nuovo? Questo non posso saperlo, ma farà del suo meglio. Vedremo domani. Oh. A quanto pare hai anche un'ammiratrice? Sì, l'avevo già notato. Ma sei il mio eroe! Forza! Coraggio, Ines! Lascia il palo e pattina. L'hai già fatto, puoi farlo di nuovo, va? D'accordo, ma aiutami, eh? Ok, andiamo. Tranquilla. Così, ecco. Va bene, coraggio! No, basta! Oh, peccato, non ce la fa! Ines, ti aiutiamo noi! Tutti in campo, si inizia! La partita sta per iniziare! Non ci riesco, ho troppa paura, giocate senza di me! Noi siamo una squadra, non c'è scelta, o tutti insieme o non gioca nessuno! Sì, o giochiamo con te o non giochiamo! Siamo come le cinque dita della mano, noi siamo inseparabili e abbiamo bisogno di te! Fai del tuo meglio, non ti chiediamo l'impossibile, se non ci riesci, non giochi! Allora, la team! Stiamo aspettando solo voi! Allora, ti senti pronta? Andiamo! Bravo! Ines, giocherai al posto di Joelle in porta e Joelle in difesa. Sì. Dovrebbe essere più facile per te. Speriamo. E io penserò a filmare. Bene, vi ricordo che la partita si svolgerà sul piazzale e a livello inferiore. La porta dei Del Toro si trova sulla facciata dell'edificio principale. E quella della team all'entrata del cantiere, d'accordo? Perfetto! Per noi va bene! Siete pronti? Pronti! Certamente! Guarda cosa ho trovato! Ti aiuterà a mantenere l'equilibrio! Sì, perché no? Iniziamo! Sì! Corri, Samu! Prendigli! Hai ancora la forza di correre! Puoi scommetterci e sono anche più veloce di te! Ti piacerebbe! Ah, sì! A te, Luna! Presa! Non passerai! Al centro! Sono solo! Cosa? Sto sognando! Hai visto? Ecco qua! Ehi, quello è gol! Non può parare il pallone con una scopa! Vietato! Ines non sa pattinare e si aiuta con una scopa. Non vedo quale sia il problema. Il problema è che questo non è consentito dal regolamento. I Del Toro hanno ragione. Il gol è valido. Oh. 1-0 per i Del Toro! E vai! Mi dispiace, non è colpa tua, è stata mia l'idea della scopa. Tu non devi dispiacerti, te la stai cavando benissimo, Ines. Non hai bisogno di questa scopa, devi solo credere di più in te stessa. Forza la team! Sì, andiamo! Sì! Ognuno al proprio posto! Dai, Ines, lancia! Sì! Luna, facciamo così! Conta su di me! Ecco! Sì, bravi! 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 Oh. Venite, siamo qui! Dai, Luna, andiamo! Ta-da! Luna, baciala! Subito! Ora gli faccio vedere io! Sono qui! La prendo io! Certo, non se lo aspettavano! Ma come hanno fatto? Forza, separiamo!
Tutti in difesa! Ragazzi, dobbiamo prenderla! Luna, a te! Presa! A noi due! Esci dalla porta! Mancata! Oh. Attento, incudine! Oh no! Gol per la team, 1-1! Abbiamo segnato, sì, che bravi! Ehi, hai pattinato, ti ho vista! Sara! Sì, sì, poi! Tranquilla, ci penso io! Sei la migliore! Esci, Ines! Sfigati! Non restare in porta! D'accordo, esco! 2-1 per i Del Toro! Ma che stai combinando, Joel? Ho fatto il possibile, ti ricordo che non sono un difensore, sono un portiere. Joel ha ragione, lui ha fatto il possibile, è colpa mia. Questo non è il momento di litigare, restate concentrati sulla partita. Proviamo con dei tiri da lontano, con Ines in porta potrebbe funzionare. Sì, come? Lo prendo io! No, no, questa volta! Grazie, Joel! Perfetto! Continuate! Forza! Il pugno! Posso farcela! Neanche nei tuoi sogni! Cosa? Ce l'ho fatta! Certo, ma hai dimenticato il pallone! Beh, sì! Oh, tranquillo! Guarda qua! Forza, Ines! Puoi pararlo! Bene! Cerca di fermarti! Oh, no! 3-1! Hai visto, te l'ho detto. Fine primo tempo. Stiamo perdendo. Che ci sta succedendo? Perderemo e sarà colpa mia. Sono inutile. Ines, non devi dire che sei inutile. Stai andando bene. Ma che dici? Sono anche riuscita a segnare nella mia porta. Devi soltanto avere maggiore fiducia in te stessa. Dimentica le tue paure. Sì, tu puoi farcela. Ma certo. Ti ho vista pattinare nel primo tempo. So che puoi farlo di nuovo. Vi ringrazio per la fiducia, amici. Noi siamo tutti con te, Ines. Forse farti giocare in porta non è la soluzione migliore. Meglio che ciascuno riprenda il suo posto. Nessun problema. Ce la farai, Ines, ne sono sicuro. Ci divertiremo! Riprendiamo, secondo tempo! Ricominciamo! Forza! Samu! Samu! Adesso lo uccido, quella! Coraggio! Basta! Ehi! Non sei capace, eh? Non è possibile! Ines, molla quel lampione! Non ne hai più bisogno! Cerca di fermare Bruno, forza, vai! Va bene! Forza, Ines! Puoi farcela! Non mollare! Ecco che arriva il quarto gol! Resta con me, dobbiamo aiutarla! Spostati, tanto non sei capace! Forza! Ehi, ma cosa? Ah, che succede? Ma che stanno facendo lì sotto? Oh, guardate, è Ines! Oh, sto sognando! Wow. Che bello, Ines, ci è riuscita! Forza, Ines! Sei la migliore! Non mollare! Vai. Forza, fermatela! Ci penso io! Carica! Questa me la pagherai cara! Deve fare molto più in fretta! Ines, puoi farcela! Dai, Ines! Non mollare! Corri! Che figuraccia! Non posso farlo, non ce la farò mai. Forza, tutti insieme. Ines, dai, rialzati. Vai tu, Greg, segna il gol. Io non posso. Ma certo che puoi, forza, andiamo. D'accordo. Eccomi, ti aiuto. Ok, tutti insieme. Sara, devi fermarla. Incudine, in posizione. Sì, sono pronto. Ines, tira ora. Attento. Ma che fai? Credo di non aver mai visto una cosa simile. Già, neanche Incudine, sono sicuro. 3-2. Ho segnato, ho segnato. Ta-da! Ines, tutto bene? Tutto bene, tutto super bene. State andando alla grande, però siete ancora indietro di un gol. Restate concentrati, ok? Sì! Muoviamoci! A te, Luna! Ok, presa!
Attenzione, questo ti farà male. Parata! 4-3. Fine della partita. Vince la sfida la team. Sì, bravi, amici, dei migliori. Sì, sì, dei migliori. Hanno vinto loro. La team ha vinto la gara. Samu, sei il migliore, bravo. Avete visto la faccia dei Deltoro? Sei il migliore. Mettetemi giù. Bravi, la team, questa vittoria l'avete proprio meritata. E brava Ines per il tuo coraggio e per non aver mollato. Sei riuscita a vincere le tue paure, eh? Grazie mille, Tag. E ringrazio tutti per aver creduto in me e di avermi sostenuta. Se io ce l'ho fatta, è merito vostro. Samu! Samu! Guarda, c'è la fondatrice del tuo fan club. Io non sono qui, d'accordo? Avete visto Samu? Ha promesso di farmi una lezione di roller. Oh, Samu, sei qui. Quando vuoi, io sono pronta. Zara, mi dispiace, non ti avevo detto che avevo già un altro impegno, ma non con una ragazza. Insomma, io... beh, adesso devo proprio andare, scusa. Ragazze, non c'è solo Samu che può darvi qualche lezione. Se volete, anch'io posso... No, grazie. Ok, ok, non insisto. Lo dicevo per dire. Nuovo stile per la team. 5 squadre, 5 build. Sfida nella street, 1000 click, lo stile della team, notte e giorno A. Parte la palla, si gioca spalla a spalla, il cuore sempre prima e il rispetto viene a galla. Attacchi contro attacchi con la volontà di ferro. Sfide nella street, 1000 click sul più bello. Fiore all'occhiello, specialisti della strada. Si superano prove, questa è la nostra casa. Capisci, non importa se si vince o se si perde. Importante quanto ogni amico nella squadra serve. Stile, agilità in tutti i sensi. Notte e giorno tra palazzi densi. Breakdance e parkour in un pallone. Voglia di giocare, pronti per l'azione. Se un football gioca nel stile per la team, 5 squadre, 5 beat, dai così. È un football, azione, forza, 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 forza. Siamo nell'elite, siamo qui, double kick, back flip, notte e giorno con la team, extreme. È un football, gioca l'extreme, football, provi. Sfide nella street, mini trick, nuovo stile per la team, 5 squadre, 5 beat, dai così.